Ciao, ciao a tutti ragazzi e forza Juventus, come state? Lo so che stasera c'è l'Europa League ed è importante anche lato Juve per il discorso legato alle qualificazioni europee, la quinta squadra in Champions, quindi diamo un'occhiata, monitoriamo. Io lo so che ieri si è giocata la Champions, ieri e l'altro ieri anche, siamo ancora tutti un pochettino imbacuccati per quelle che sono state le partite di Coppa dei Campioni, però è ora di ricominciare a pensare alla Juve, di ricominciare a pensare a questo finale di stagione, è ora di ricominciare a metterci nell'ordine delle idee che dobbiamo affrontare un Cagliari, e sarà un Cagliari insomma tosto da affrontare. E Allegri ha fatto una panoramica relativa a questa squadra in una conferenza stampa, devo dire la verità, in cui Allegri mi è sembrato un po' il classico studente che a scuola magari durante l'anno non va benissimo, ha degli alti e dei bassi, dei momenti in cui va bene, dei momenti in cui va male, poi arriva verso la fine, ci sono i famosi debiti, non so se ci sono ancora i debiti, c'ha qualche insufficienza e quindi si comporta bene con i professori per cercare di attirare la loro simpatia. Non so se ho reso bene l'idea, non so se anche voi avete avuto la stessa sensazione, ma già nell'ultima conferenza stampa vi dicevo che Allegri mi sembrava sereno e sorridente, e oggi invece l'ho visto proprio tranquillo, senza la volontà di fare polemica, senza la volontà di alzare i toni, anche quando magari aveva una faccia che poteva sembrare arrabbiato, poteva dargli fastidio quello che si diceva, poi alla fine cercava di smorzare il tutto. Mi ha dato questa impressione qui, non so se è legato al suo futuro, non so se è legato magari alla sua giornata, perché poi Allegri è una persona, ognuno ha i suoi affari, no? Ognuno sa di casa sua durante una giornata, però mi ha dato questa impressione qui, di un Allegri che sta cercando di farsi vedere molto sereno, molto zen, già nella scorsa e anche oggi. Coincidenza o no? Non lo so, io ve la riporto perché per dovere di cronaca mia personale, dovere di opinione più che di cronaca. 4 punti nelle ultime due partite per il Cagliari tra Inter e Atalanta, e già questo è un biglietto, una visita importante, 8 vittorie di cui 6 in casa, 31 punti totali e 23 in casa. È una delle squadre che fa tanti gol negli ultimi 15 minuti e dalla panchina, e sarà difficile e complicata come ogni volta che si gioca a Cagliari. Hanno i tifosi che spingono allo stadio, si stanno giocando la salvezza e noi la Champions. Servirà la partita giusta sotto tutti i punti di vista. Questa è la fotografia di Massimiliano Allegri sulla partita del Cagliari, ha snocciolato un po' di statistiche interessanti, poi a noi deve importare meno di 0, dobbiamo andare lì a fare 3 punti, dobbiamo provare veramente a fare i 3 punti per cercare di archiviare il prima possibile questo discorso Champions e poi concentrarci sulla Coppa Italia martedì e magari iniziare a ragionare anche sulla Coppa Italia finale per Roma. È l'ora del turnover? Allegri dice: in questo momento la partita più importante è domani, poi vedremo le condizioni fisiche di quelle che saranno in grado di affrontare martedì la Lazio. È una partita talmente importante che in questo momento la vittoria ci permetterebbe di fare un bel salto in avanti. C'è una differenza di rendimento tra la prima parte e la seconda parte. Il mercato di gennaio, mister, è quindi un rammarico? Allegri dice: nella seconda parte dovevamo fare meglio, abbiamo la possibilità di poter migliorare. Al mercato pensa sempre la società, quanto fatto non lo possiamo cambiare. Sono state fatte delle cose in funzione della squadra e in questo momento dobbiamo pensare alle prossime 6 partite, a partire da quella di domani che è difficile e complicata. Attenzione, asterisco, questo è il primo di 3 punti in cui Allegri mi è sembrato voler dare una determinata risposta. Cioè la domanda è chiara, specifica, è un rammarico il mercato di gennaio? E lui dice: quanto fatto non lo possiamo cambiare, è una roba che fa la società, hanno fatto delle cose in funzione della squadra. E non dice sì è un rammarico, no non è un rammarico, anche se la frase inizia con no virgola nella seconda parte potevamo far meglio, ma non è una risposta a rammarico. Però sembra quasi dirti tra le linee che effettivamente lui del mercato di gennaio non è stato soddisfatto, perché è una roba a cui pensa la società, ormai quanto fatto non lo si può cambiare, eccetera eccetera. Questo è uno dei primi 3 punti in cui Allegri mi è sembrato voler dire chiaro e tondo una cosa senza però volerla dire. Quindi per Allegri il mercato di gennaio può essere stato un rammarico? Probabilmente sì, la risposta che vi do dopo aver sentito questa analisi. Szczęsny ha scommesso con un amico su Yıldız pallone d'oro nei prossimi 5 anni. È solo un'alternativa a Chiesa?
E Allegri dice: Chesney spero che indovini, soprattutto per Yıldız, ma credo che nei giudizi sia necessario andare molto piano, perché poi la carriera è lunga. Ha grandi qualità tecniche, ma deve fare un percorso come tutti i giocatori. Io gli auguro di fare una carriera straordinaria, ha le qualità per farlo, ma non so se potrà vincere il pallone d'oro, perché credo sia molto difficile. Diciamo che sono molto contento di quello che sta facendo. Alternativa a Chiesa? Sono due giocatori che giocano più o meno nella stessa posizione e con lo stesso ruolo. Chiesa potrebbe giocare anche a destra, ma negli ultimi anni ha giocato più a sinistra. Vabbè, qui diciamo che non va nel dettaglio. Allegri non vuole giocare con Chiesa e Yıldız insieme dietro Vlahovic, credo che questo ormai sia chiaro a tutti. Ha parlato in ogni modo, si è sfogato con Teutino, ha parlato di equilibrio nell'ultima conferenza stampa post partita. Non lo vuole fare, io ormai ci ho perso le speranze, ho compreso che in questa stagione non li vedremo tutti e tre insieme. E basta, cosa devo dire? Devo stare qui ancora a ripetere che per me lo possono fare, per me sono perfetti per giocare una destra e una sinistra, però che vi devo dire? Sfogo di Chiesa, ha delle conseguenze? Quello dopo la sostituzione nel derby di Torino. Fece una prediction di 15 gol a inizio anno, lo ha deluso da questo punto di vista? E Allegri dice: le difficoltà di Federico quest'anno, post infortunio, sapevamo che ci sarebbero state. Sono contento di quello che sta facendo ed è normale che debba pretendere più da se stesso. Lo sfogo di sabato? Ci sono stati sfoghi peggiori anche da parte di altri calciatori. Fa parte del momento in cui uno esce e magari vorrebbe continuare a giocare, ma quando l'allenatore fa delle scelte lo fa in funzione della squadra. Chiesa ha fatto i 15 minuti molto bene, fornendo un assist e poi si era mosso bene. Nel secondo tempo ha avuto un'occasione dove ha tirato in porta ed è stato ribattuto da Danilo. Federico è un giocatore molto importante per noi. Domani gioca, devo valutare tra lui e Yıldız chi giocherà. Quindi sembra quasi Allegri dirci che no, Chiesa domani probabilmente partirà dalla panchina. Gli chiedono se è una punizione per lo sfogo e Allegri cerca di abbassare, sgonfiare un pochettino questa cosa. Secondo me è un insieme delle due cose, sia che dal punto di vista fisico Chiesa poi non reggerebbe anche la partita con la Lazio martedì, perché Chiesa deve essere dosato in questo momento dal punto di vista fisico, e sia perché Allegri vuole un po' fargliela pagare quella sfuriata. Credo che sia un insieme delle due cose e credo che domani giocherà Yıldız, poi vedremo se mi sbaglierò oppure no. Ma la problematica è solo un ruolo troppo simile o anche di equilibrio per la convivenza tra i due? E lei dice: la fase difensiva è un punto di forza non solo di questa squadra, ma anche di tutte quelle che ho allenato. Il calcio è sicuramente cambiato in tante cose, ma l'unica cosa che non è cambiata è la differenza reti. Da lì passano i numeri per vincere un campionato. Ecco, io voglio focalizzarmi su quest'ultima frase, perché questo è il secondo dei tre punti di cui parlavo prima. Per me qui Allegri ha confermato ancora una volta che lui effettivamente allo scudetto non ci ha veramente mai creduto, neanche quando si era lì, neanche quando si era in quel momento lì. Perché? Perché la differenza reti è per Allegri quello che fa vincere i campionati. La differenza ai reti della Juventus e dell'Inter era imbarazzante, anche quando la Juventus era a pochi punti, a una manciata, a due punti dall'Inter e forse anche sopra con il recupero, l'Inter che doveva recuperare. Secondo me Allegri non ci ha mai creduto lo scudetto. E ve lo dico per questa cosa qui. Perché lui guarda tantissimo a queste cose statistiche, a queste cose storiche, e quindi per me Allegri non ha mai creduto lo scudetto. Perché a differenza reti diceva che non eravamo noi. Ed è un po'... anzi, è. Non è perché non è ufficiale. Sarebbe un po' una delusione. Perché io stesso vi ho sempre detto, per me lo scudetto lo vincerà l'Inter. La Juventus ha dei seri limiti dal punto di vista delle partite ed è impossibile pensare che riuscirà a mantenere questo livello di rendimento per tutta la stagione. Però ci voglio credere. Però ci voglio credere perché siamo lì. E questa cosa io da parte di Allegri non l'ho mai avvertita. Purtroppo non l'ho mai avvertita. Fino in fondo, qualche battutina, qualche frecciatina, ma poi sul campo, sulle scelte, non l'ho avvertita quella roba lì, mai. Poi abbiamo Ken, che comunque è fuori e sta facendo indifferenziato. Milik sta rientrando e non avrei neanche cambi in panchina, soprattutto ora che con 5 cambi possano determinare le partite. Infatti noi ne affrontiamo i primi in classifica per gol da subentri e diventano determinate le sostituzioni. Ora, con tutto il bene e il rispetto, abbiamo capito, non lo vuoi fare, non vuoi fare il tridente, mille motivi tuoi, però non venderla come una scelta legata al fatto che non ci sono cambi in panchina.
perché questo è proprio quanto più di distante possibile dalla realtà. Anche quando c'erano tutti i giocatori disponibili, tranne Milik, non era stata un'idea. Cioè c'era proprio quella volontà di cambiare Chiesa e Yildiz e basta tra di loro. Perché allora banalmente Ealing e Weah possono fare gli esterni, Alcaraz potrebbe fare la punta, quindi nel caso avresti anche la possibilità di avere il tridente con i relativi backup, o non cambiare Vlahovic e tenere Vlahovic sempre lì, e comunque le sostituzioni ci sono, se proprio vogliamo. Non si vuol fare, è d'accordo, ma la storia dei cambi diventa una bugia vera e propria. Attenzione, perché qui Nicola Balice fa una domanda interessante, e questo è il terzo punto in cui Allegri ci vuol passare una cosa. Attenzione, interessante. Lei dice sempre che ci sono le categorie. Chiesa e Vlahovic, a quale categoria appartengono? E Allegri risponde: a una categoria degli ottimi giocatori che possono migliorare e diventare grandi giocatori. Ecco, Allegri qui dimostra che Chiesa e Vlahovic sì, gli piacciono, d'accordo, ma non sono quei giocatori che gli fanno battere il cuore, lo emozionano, gli risolvano davvero le partite come intende lui il calcio. Cioè, oltre al fatto che lui non ha mai creduto allo scudetto, secondo me qui ci fa capire che lui non ha mai creduto effettivamente in Chiesa Vlahovic, che sono ottimi giocatori, che possono diventare grandi giocatori, ma che oggi non sono quelli che ti fanno la differenza per come lo vuole lui. Questa è un po' la lettura che vado a fare. E poi dice: Chiesa ha 26 anni, ne fa 27 quest'anno, sta entrando nel periodo migliore per un atleta. Vlahovic in 2000 ne fa 24 e sta crescendo veramente molto. Chiesa avrà qualche anno di carriera in meno, ma Vlahovic qualcosa di più, ma hanno un futuro roseo davanti. Cioè, quasi come se invece adesso non è che abbiano tutto questo potenziale. Io l'ho intesa così e non mi sorprenderebbe nemmeno, perché io sono davvero convinto che Allegri nella sua testa ragioni dicendo: eh sì, ma io come faccio a vincere con questi? Cioè, mi sembra che Allegri possa ragionare davvero così, possa avere davvero dentro di sé il dubbio: questi volevano vincere, questi pensavano allo scudetto, ma avete visto Chiesa e Vlahovic che sono il riferimento e avete visto la differenza reti, ma dove vogliamo andare? Poi non ve lo dico esattamente, però ve lo faccio intendere. Cioè, a me sembra davvero che questo sia un pochettino il messaggio che passa Allegri, poi magari sbaglio io. Tutte queste partite d'ora in avanti saranno delle finaline, e quanto si è distaccato il calcio italiano da quello europeo? Il divario tra l'Italia e l'Europa non è così netto. L'Inter l'anno scorso è arrivato in finale di Champions, la Roma di Europa League, noi abbiamo perso una finale a 3 minuti da un supplementare. È abbastanza cherry picking, perché quest'anno le italiane in Champions 0, l'anno scorso agevolate da un sorteggio, l'anno prima poco, l'anno prima in Europa League meno male che qualche italiana va avanti, almeno in Europa League. Però mi sembra abbastanza un discorso legato alla singola stagione per la Champions, che poi è quello che fa davvero la differenza per capire il termometro, la differenza. E l'anno scorso c'è stato un sorteggio che ha favorito le italiane, ma diciamo che se devo pensare all'assoluto e ragiono almeno per triennio o quinquennio, le italiane in Champions sono state super deludenti, super. Poi ci sono giocatori che hanno qualità diverse. Ieri sera tra City e Real hanno giocatori con grandissima qualità e tecnica, non siamo così lontani. Cioè, e qui provo a tradurre quello che credo che ci voglia dire Allegri. Dal punto di vista tattico non siamo così lontani, facciamo le stesse partite. Poi loro hanno giocatori forti, loro come Real Madrid e City, e noi come Italia o magari come Juve, quei giocatori non ce li abbiamo. Che per me è pure giusto come ragionamento, perché effettivamente giocatori forti come quelli di Real City in tutta la Serie A non ci sono. Però io credo che non sia anche nemmeno solo quello. C'è la mentalità, c'è l'intensità. Noi qui in Italia quelle cose lì le stiamo un po' lasciando da parte. Tant'è che in tutta la stagione, a livello di microfoni, io non ho mai sentito nessun dirigente, se non quelli dell'Inter, dire che si voleva vincere in Italia. Cioè, tutti gli altri dirigenti parlavano di qualificazione alla Champions, anche il Milan. Quella è la mentalità anche, se vogliamo. Quindi siamo molto distanti, perché non è solo la partita, non sono solo i giocatori, è proprio tutto il contorno.
La Champions è una competizione a sé, l'anno prossimo sarà diversa. Quando arrivi a questo punto della stagione ogni vittoria ne vale due. Fa un balzo avanti importante, in questo momento vincere è molto importante, abbiamo ancora dei scontri diretti. Abbiamo il Cagliari e giochiamo contro una squadra che si deve salvare, poi avremo Milan e Roma che sono seconde l'altra lotta per la Champions e il Bologna che è uno scontro diretto. Sono difficili da giocare, serve un passettino alla volta, domani bisogna mettersi al loro livello e lottare per loro, come loro per fare risultato. Questo è il solito dogma di Allegri quando si gioca contro squadre minori sulla carta. In questo momento infiammano le voci di calciomercato tra giocatori e allenatori. Come si gestiscono? Allegri dice normalmente, dato che non è la prima volta e in questo periodo della stagione è così, noi dobbiamo rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare. L'ho detto ai ragazzi, si lavora dal 15 luglio inizio stagione, 6-7 mesi per raggiungere gli obiettivi per cui si parte, fino a quando eravamo in Champions il primo obiettivo era quello di passare il girone, quindi l'anno scorso, insomma. Poi quest'anno non l'abbiamo giocata e l'obiettivo era arrivare a marzo-aprile in Coppa Italia e cercare di raggiungere la finale e nei primi 4 posti per la Champions. Ora viene il bello, perché mancano 30 giorni e ti giochi tutti gli obiettivi per cui hai lavorato. Serve avere chiaro l'obiettivo davanti e bisogna prenderlo. Io capisco che Allegri ragioni in questo modo e voglia motivare i suoi giocatori, i suoi ragazzi in questo modo, perché effettivamente per loro questi 30 giorni sono importantissimi. Lato mio, dico, da tifoso, io non è che sono così gasato, galvanizzato per questi ultimi 30 giorni. Io non vedo l'ora che passino questi 30 giorni, perché non ho lavorato per raggiungere questi obiettivi e ho proprio voglia di capire la Juventus come riuscirà l'anno prossimo o come si immagina di riuscire a migliorare. Quindi io sono solo impaziente di raggiungere questi obiettivi, di far passare questi 30 giorni per capire quali sono effettivamente e ufficialmente le idee del futuro della Juventus, perché poi finché non c'è questo comunicato che ci annuncia che Allegri non sarà più l'allenatore e ce ne sarà un altro, Allegri l'allenatore è un altro anno di contratto, quindi 30 giorni che ci racconteranno tante cose. C'è un motivo particolare per cui da fuori si nota che qualcosa si è sgonfiato? Con la società stai guardando un po' più in là e quindi al prossimo anno? Allegri dice, in questo momento tutti devono guardare l'obiettivo di quest'anno. Sono concentrato e stiamo lavorando tutti insieme affinché la Juventus l'anno prossimo giochi la Champions e che raggiunga una finale di Coppa Italia. Quest'anno non semplice, martedì a Roma con la Lazio. Da lì in poi, una volta raggiunti gli obiettivi, la società dirà le strategie del futuro della Juventus, come sempre è stato. Qua vi faccio una domanda. Secondo voi, nel momento in cui la Juventus raggiungerà ufficialmente, matematicamente, aritmeticamente la Champions, ci sarà subito un comunicato che o una dichiarazione di Scanavino che confermerà la presenza di Allegri in panchina l'anno prossimo o l'assenza di Allegri in panchina l'anno prossimo, o si farà anche dopo la Coppa Italia, la finale di Coppa Italia, eventualmente, se arriveremo in finale di Coppa Italia? Questa è una domanda interessante che vi voglio fare. Due anni di Ranieri alla Juventus, due anni di ricostruzione in cui raggiunge anche la Champions, poi critiche e giudizi sul tecnico che si riveleranno sbagliati. E Allegri dice, Ranieri è un allenatore che ha fatto tantissimi anni di calcio, ha ottenuto risultati importanti dove ha lavorato, che sia in permanenza in A o arrivo in Champions o addirittura in Inghilterra, è stato unico e c'è solo da fare i complimenti, soprattutto per come ha gestito le difficoltà del Cagliari quest'anno quando sembrava tutto perduto, ma poi è riuscito a raddrizzare la baracca. Oltre che grande allenatore, è intelligente e di buon senso, sa gestire i momenti di difficoltà. Al momento il Cagliari sta facendo un'ottima stagione. Vabbè, qui è una carezza al collega Ranieri, che è un allenatore storico. Io in realtà mantengo un ottimo ricordo di Ranieri alla Juventus, perché dopo la Serie B, diciamo che non era per niente facile prendere la Juventus e portarla due volte in Champions. E quindi meno male che Ranieri ci è riuscito. Final Four, chi la vince? Chi è il favorito? E Allegri dice, Real Bayern sarà una bella sfida, in Real al momento era più forte, ma il Bayern in semifinale diventa noioso. Io l'ho già detto ieri, lo ripeto oggi, tifo per il Borussia Dortmund e per il suo allenatore che si è voluto fare il selfie con Del Piero. Quindi il mio cuore è legato al Borussia Dortmund e ovviamente sarà difficile se non impossibile vederli trionfare, ma sarebbe veramente meraviglioso. Dubbi oltre il dischiesa? E Allegri dà una risposta strana, perché dice no, Szczęsny sta bene e vedrò oggi cosa fare. Tra l'altro oggi è il compleanno di Szczęsny, quindi tanti auguri. Per gli altri invece non ho grossi dubbi. Solitamente Allegri, arrivati a questo punto e a questa domanda, dice che ne ha tanti di dubbi. Questo, quell'altro. Invece dice no, non ho dubbi. Sono rimasto male, non me l'aspettavo, devo essere sincero. Ragazzi, questa era la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Ci sono un paio di spunti secondo me interessanti, fatemi sapere se secondo voi effettivamente Allegri ha voluto passare determinati messaggi senza ufficializzare, dire due punti, bla bla bla, ma facendolo capire, secondo me sì, ed è un dato di fatto, però
magari sono io che mi sono fatto un viaggio, e noi ci vediamo anche magari, boh, forse stasera, non lo so, devo capire tempistiche legate all'Europa League per fare due chiacchiere. Sicuramente ci vediamo alle 14 in diretta su Twitch, su Bobo TV Channel, per analizzare i pre-partita dell'Europa League e commentare insieme questa due giorni di Champions che è stata meravigliosa. Ciao a tutti ragazzi e forza Juventus!